Cari amici di Trinacria News, ci troviamo nella sede del Centro Studi Parlamento della Legalità a San Cipirello per intervistare il professore Nicolò Mannino, che è il presidente del Centro Studi, e il coordinatore nazionale del mondo scuola del Centro Studi, il professor Germano Di Lorenzo. Il professor Mannino è una persona che crede nella legalità e utilizza uno strumento per formare uno studente, e lo strumento è la scuola che serve per avvicinare lo studente, il giovane, a quelli che sono i valori e allontanarlo invece dai disvalori che molto spesso la società moderna ci propone. E allora la prima domanda vorrei rivolgerla al professore Di Lorenzo e vorrei chiedergli: sappiamo che perseguire la legalità significa tendere verso la libertà dell'individuo e far sì che i suoi diritti vengano preservati. Cosa ha fatto ed intenderà fare per raggiungere questo obiettivo con il Centro Studi e di quali strumenti si servirà? Il Centro Studi Culturale Parlamento della Legalità opera direttamente nel mondo scuola, che è diffondendosi capillarmente su tutto il territorio nazionale, ha dato vita alle cosiddette ambasciate della gioia, della speranza, della legalità, e fa sì che i giovani, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado, possano operare liberamente, esaltando il concetto di amore, grazie ai propri talenti. Opera effettivamente con della progettualità, una progettazione del mondo scuola, e infatti il progetto di quest'anno, che si ricollega ai 150 anni dell'Unità d'Italia, è stato battezzato dall'Inno d'Italia al Canto dei Martiri, dove, partendo dagli uomini che, morti per l'amore verso la patria, si arriva ad oggi esaltando i nomi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, visto che tra qualche settimana ricorrerà il ventennale della strage di Capaci e Via D'Amelio. Per quanto riguarda i giovani, sono molto interessati al Parlamento della Legalità, e c'è da dire, da sottolineare, che questo concetto di amore viene si ripercuote nella società, nasce proprio tra i banchi di scuola, lungo i sentieri della vita, così come è stato battezzato dal presidente Nicolò Mannino, e in questa sede, dove è stata data vita la Galleria d'Arte Permanente, possiamo trovare delle opere che vanno da bambini di scuola primaria fino a grandi artisti a livello nazionale come Tornese o internazionale come Arrigo Musti. Adesso mi rivolgo a lei, professore. Può brevemente raccontarci come nasce e perché il progetto che come Centro Studi state portando avanti, che avete intitolato La Legalità, Legalitalia? Sì, è un cammino culturale che stiamo portando avanti perché crediamo, come diceva lei, a quello che è il concetto di legalità intesa come gratitudine, voglia di vivere, cultura di riscatto in una terra di Sicilia che ha dato troppi figli in mano ai carnefici di Cosa Loro e che hanno versato tanto sangue innocente. Il Parlamento della Legalità nasce, lo dico sempre, dietro la bara di Paolo Borsellino con Nonno Nino, con Caponnetto, quando lui in un momento di sconforto ebbe a dire: è tutto finito. Poi, guardandoci bene negli occhi, abbiamo detto: no, non è tutto finito, perché la Sicilia non sono quei quattro carnefici di Cosa Loro, perché noi non la chiamiamo Cosa Nostra, perché a noi non interessa, ma la Sicilia è fatta da tanta gente libera, vera, onesta, trasparente, che crede in questi grandi ideali. E allora con Nonno Nino pensammo di fare un Parlamento della Legalità, Parlamento pluralità di gente, legalità vissuto come gratitudine, voglia di vivere, come diceva il nonno, contro la violenza io penso a colori. Allora ci rivolgiamo al mondo giovane e dire: non ci interessa di chi sei figlio, non ci interessa il tuo 740, i tuoi gusti musicali, culturali, dici cosa sai fare, butta fuori il tuo talento, dacci la tua voglia di vivere e insieme coloriamo questo presente. E devo dire che tutto questo sta portando grandi frutti, da Como a Milano, a Monza, a Firenze, a Roma, a Napoli, Scampia, a Reggio Calabria, a Sicilia, ed è bello vedere tanti giovani che alla fine di un convegno inviano tante mail, non ultima una arrivata da Figline Valdarno, provincia di Firenze, dove un bambino mi scrive dicendo: ho appena 14 anni, ma tu pensi che ti possa dare una mano d'aiuto? Ecco, questo ti commuove perché comprendi che c'è tanta gente che vuole mettersi in gioco, ma ha paura di essere usata, di essere delusa, perché tanti sciacalli hanno reso la nostra terra troppo annichilita, troppo con i colori grigio-nero. Noi la vogliamo riportare a colori. Quali sono stati ad oggi i risultati raggiunti e cosa contate di ottenere nel futuro dal vostro impegno?
Ma guardi, io a questa domanda dico semplicemente basterebbe riprendere quello che ci sono dietro di noi. I grandi momenti sono arrivati, dico dalla medaglia del Presidente della Repubblica che ci è arrivata dal Quirinale con diritto di rappresentanza, e io nella mia ignoranza non sapevo che potevamo metterla negli attestati che facciamo, è stato il procuratore Giovanni Tinebra a dirmi: caro Nicola, puoi riportarla in ciò che fai. All'incontro che abbiamo vissuto quindi il 23 settembre scorso nel cortile del Quirinale col Presidente della Repubblica, il 10 febbraio con la partecipazione del professore Germano, che ha pure coordinato un po' tutto quello ciò che riguarda la docenza a livello nazionale, siamo stati a Montecitorio per presentare un progetto molto bello di cui lui accennava, dall'Inno d'Italia al Canto dei Martiri. Il 3 maggio siamo stati al Senato e adesso, dopo questo grande tour che sta per partire, che è già partito per dire il vero, quando inaugureremo a Montecitorio, a Vicolo Valdini, la mostra di Arrigo Musti, quindi per me, guardate, è un successone grande. Infatti dicevo, scherzando al mio fraterno amico Germano Di Lorenzo, noi ci renderemo conto che abbiamo vissuto un'esperienza unica, quella di andare a Montecitorio per una settimana, esporre noi come piccola cellula che nasce in questa terra tra Corleone, San Giuseppeato, San Civirello, che purtroppo ha dato i natali anche a della gente poco raccomandabile. Arrivare lì a Montecitorio, piazzare questa mostra con i colori bellissimi di un famoso pittore di fama internazionale, e poi il sabato 19 vedere più di 5.000, sono queste le statistiche che arrivano, nel cuore del Parco Reale di Monza, la marcia della legalità organizzata proprio dal Parlamento della legalità della Lombardia, per poi il 20 essere ai confini con la Svizzera, dove saremo con la comunità Simpatia, una comunità di giovani disabili sulla sedia a rotelle, per poi rientrare il 21 essere a Mazara del Vallo, dove firmeremo un protocollo d'intesa, il 22 a Gela, e il 23 ci è arrivata già la notizia da parte del Ministero della Pubblica Istruzione che sia come Parlamento della legalità, in breve rappresentanza, siamo delegati all'aula bunker per l'incontro col Presidente della Repubblica. Quindi dico, tutto questo vuol dire per noi motivo di non mollare, costi quel che costi, rimanendo quelli che ci crediamo, perché vedi, lo dicevi benissimo tu, non interessa la folla, interessa quella qualità di poca gente, ma che crede e sa andare avanti. Benissimo, professore, lei ha anticipato la domanda che volevo farle sui prossimi impegni, ma già ne ha parlato ampiamente, la ringraziamo perché veramente ci ha accolto in questa sua sede, e complimenti per il suo lavoro, per il vostro lavoro, e continuate ancora così perché è importantissimo per il nostro futuro. Grazie, grazie. Arrivederci allora, amici di Trinacria News, keep in touch.